Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo qui con Lorenzo Barone, ultra cyclist esperto, oppure potremmo dire ultra viaggiatore in bici. Lorenzo, ma uso semplicemente la bici per realizzare dei progetti. Non mettiamo etichette ma particolari. È un mezzo per me la bici e ci giro il mondo. Iniziamo la puntata. Prima di iniziare l'intervista facciamo una piccola introduzione a quello che è il tuo personaggio. Cioè, io preferisco definirti un ultra viaggiatore in bici, mi piace dare questa piccola etichetta per capirci. Sì, un attimo. Tu hai iniziato qualche anno fa a fare questo tipo di esperienze con un viaggio di 82 giorni, di 8.000 km circa in Europa, tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Poi hai alzato sempre di più l'asticella, sei andato da casa tua fino a Capo Nord. Sì. Andate e ritorno, hai fatto? Sì. Mamma. Poi nel 2018 hai iniziato a fare viaggi più impegnativi. Hai attraversato il Pamir con temperature minime di 28 gradi, poi il Marocco, il Sahara, chi più ne ha più ne metta. Poi a inizio 2020, poco prima della pandemia, hai deciso di attraversare la regione più fredda del mondo, la Yakutia, giusto? Sì. La regione abitata. E questo viaggio quanto è durato? Doveva essere di 2 mesi, però poi è diventato 1 anno e mezzo perché hanno prolungato i visti a causa della pandemia e nel mezzo mi sono anche sposato. Ti sei anche sposato? Hai incontrato l'amore durante questo viaggio estremo? Davvero? Sì, devo fare 2000 chilometri e ne ho fatti più di 8000 alla fine, ho fatto 3 viaggi. E questa era la regione più fredda abitata però? La regione abitata più fredda del mondo. I record, ci stanno un po' di record che si vanno a contrasto tra loro, però è quasi a 70 sotto zero il record in passato. 70 sotto zero? Sì, poi vabbè, io volevo un equipaggiamento e mi ero preparato per temperature minime di meno 60 più o meno, però alla fine a meno 60 non ci sono mai arrivato, mi sono fermato su meno 56. Cioè, ma a che temperatura hai pedalato? Pedalato a meno 52. Ah, beh, poco più calduccio, insomma. Hai trovato anche l'amore, cioè sì. Hai incontrato questa ragazza con cui ti sei sposato poi. Sì, ho vissuto con lei nel suo villaggio e sono rimasto lì fino dal 15 di gennaio 2020 a fine maggio 2021. Ma raccontaci invece il viaggio che hai fatto nel 2022. Sì, sono tornato da questa esperienza di 1 anno e mezzo nella quale ho vissuto, diciamo, l'esperienza che volevo vivere, ma moltiplicata esponenzialmente perché appunto doveva essere un'esperienza breve, è diventata lunga. E mi ero immerso nella vita quotidiana di quelle persone, eccetera. E quindi sono tornato estremamente soddisfatto dell'esperienza e quell'esperienza, diciamo, per me era il sogno della vita precedentemente. E quindi quando sono tornato non trovavo più uno stimolo per fare un'avventura nuova, qualcosa di rimettermi in gioco, ricominciare a studiare, a prepararmi. E quindi sono stato un po' di settimane un po' demotivato. All'inizio psicologicamente mi ritenevo quello che viaggiava al freddo e quindi stavo pensando a tanti viaggi al freddo, però allo stesso tempo non mi sentivo di ricominciare a fare viaggi al freddo perché quell'esperienza l'avevo già vissuta. Okay. E quindi mi ero etichettato da solo come quello che viaggia al freddo, ma realmente non volevo più quel freddo perché per 8 mesi avevo visto solo neve, solo bianco. E quindi sei stufato, basta neve, basta freddo estremo. Sì. E quindi ho cominciato a pensare a altre avventure e c'era questa strada che era la strada più lunga del mondo che appariva su tutti i social. Tu sei partito dal Sudafrica? Sì, c'era questa strada famosa che iniziava sempre dal Città del Capo e arrivava a Magadan. E questa famosa che stava su tutti i social, che andava sempre virale. E io però ho visto che nessuno aveva mai considerato le piste invernali, perché d'inverno ci sono i fiumi che vengono utilizzati come strade e quindi la strada andava oltre a Magadan e era più lunga di quanto dicevano fosse. E quindi ho studiato fino a dove si arrivava, ho visto che si arrivava quasi allo stretto di Bering e l'ultima tratta, 800 km, si potevano fare a piedi con gli sci e la slitta eventualmente. E quindi ho cominciato a studiare sul percorso, l'ho dovuto modificare un po' perché appunto anche Libano e Siria lì era un po' un casino, le frontiere sono chiuse per arrivare poi in Turchia. E
Quindi l'obiettivo era attraversare tutta l'Africa, poi passare in Turchia, fare tutta dalla Turchia fino allo stretto di Bering. Però l'Africa era un continente del quale non sapevo niente, quindi ho contattato prima altri viaggiatori che avevano fatto l'esperienza e ho cercato di capire se in quel momento nel quale volevo partire era fattibile. E era abbastanza fattibile, tranne alcune zone dell'Etiopia e col Sudan eccetera, che c'erano un po' di problemi. E poi però ho detto se tanto non ci provo non ci riesco, quindi tanto vale partire e provarci. E sono riuscito a fare 20.733 km. E poi ho sospeso il viaggio a causa della situazione in Russia, che non esisteva quando sono partito. Ma come si prepara un viaggio del genere, anche solo mentalmente? Cioè, tu non penso che hai fatto calcoli particolari. Sì, ti sei informato sui passaggi migliori, sì, hai pianificato il percorso, però alla fine a livello di sofferenza fisica e di preparazione mentale, cos'è che si può fare? Beh, il problema principale quando preparo un'avventura sono i visti e le frontiere. Sì. Perché se non ho i visti e non passo le frontiere, non quello riesco. Ok, la pianificazione è importante. Sì, quella però è la poi prima cosa. Quanti chilometri pedali al giorno? Mediamente, cioè la media totale dell'Africa è stata 132 al giorno. 132 al giorno. Su 91 giorni, 12.049 chilometri fatto. Ma visto che tu hai pedalato anche a meno 52, come fai a pedalare a meno 52? Cioè, lì vai, che materiale vai hai utilizzato? Cioè, che media oraria riesci a fare? La media è incredibile, dai. La media oraria a quelle temperature dai meno 47 in giù. Cioè in giù, meno 47, meno 52, fino a dove ho pedalato. Andavo a 7-8 km orari, anche 6. Sei sempre piano, sei sempre fermo. Cioè, beh, 7 è come uno orari. Che cammina praticamente. Mamma. Sì, perché il vabbè, materiale? Con me avevo nella prima esperienza quasi 80 kg di bici, 75. E nella seconda avevo tolto una decina di chili, avevo cambiato le borse in PVC che pesavano di più, ho preso le sacche quelle sottili e tutto quanto, un po' ho alleggerito il tutto. E stavo sui 65 senza cibo e acqua, quindi 70. Bici in acciaio? Bici acciaio con portapacchi. Gomme? Tutto. E avevo il primo viaggio le Marathon Winter della Schwalbe. Quanto sezioni? Ah, no, quelle non serve tanto larga perché basta che sia chiodata e tutto ghiaccio. Ah, che chiodata. L'ultima avventura invece ho percorso più di 700 km su un fiume ghiacciato, 2800 totali ma 700 su sto fiume, e avevo gli Ice Spiker Pro e andavo con quelli lì. Ma hai trovato compagni di viaggio? I compagni di viaggio, sì, ogni tanto qualcuno che si è aggregato a me, soprattutto quando ero in Europa, però è stato molto raro. Poi mia moglie è venuta l'ultimo pezzetto, quasi 3.000 km, nell'ultimo viaggio. Ho visto che c'erano dei cani che ti hanno seguito. Quello, infatti, Non è successo? Come compagnia non è solo persone, non è solo persone, ma anche animali. È l'esperienza più bella finora. In compagnia è stata con due cani in Siberia, in Yakutia. Per quanto ti hanno seguito questi cani? 8 giorni. 8 giorni? 380 km. Cioè ti seguivano tutto il tempo, tu ti fermavi a dormire, sì, sì, e sì. Loro erano lì ad aspettare, ripartivano con te. Sì, e poi era nel periodo di quel viaggio lì, era il periodo più freddo, uno dei momenti più freddi, quegli 8 giorni sempre. Sì, è stata la notte a meno 56 quando c'avevo i cani fuori. Meno 56. Che altre notti meno 49, meno 47, altre faceva un po' più caldo, meno 43 così. Un po' più caldino, meno no, 43, ci stava bene, meno 43. Enorme. Fino a meno 40 diciamo. Quindi tu metti sulla tua tenda, sì, sacco sì, a pelo e stai bene insomma. Quando entri nel sacco a pelo, entri in un sacco a pelo che sta alla temperatura esterna, quindi entri dentro un sacco a pelo che sta a meno 40 se meno 40, meno 50 se meno 50, quindi diciamo che non è che entri e senti tutto sto caldo. Il caldo lo senti dopo un'ora, un'ora e mezza, sì, che ci sì. Stai dentro, quando entri tutto vestito con la giacca, sì. E poi piano piano il corpo comincia a scaldare il sacco a pelo, si gonfia, allora a quel punto levavo anche la giacca e tiravo giù i pantaloni fino alle caviglie, perché poi a quel punto non è che se è caldo è tutto risolto. Se è caldo devi anche non aver tanto caldo, altrimenti sudi, bagni il sacco a pelo e c'è quel problema lì.
C'è stato un momento in cui ti sei sentito veramente in pericolo? Finora in tutti i miei viaggi il momento peggiore, diciamo, è stato quando in Etiopia, al confine col Sudan, un militare mi ha fermato, si è accostato col tuk-tuk, mi ha detto di seguirlo, siamo andati alla base dei militari, lì mi hanno svuotato tutte le borse, poi hanno rimesso tutto dentro, io all'inizio dicevo vabbè adesso mi lasciate andare, e loro invece col sorriso mi hanno detto no, e quindi mi hanno sequestrato il telefono, abbiamo camminato su delle stradine sperdute sotto al sole dove non c'erano altri abitanti per una quarantina di minuti, io ero al centro, diciamo, c'erano due militari avanti e due dietro, tutti con gli AK-47, così ovviamente lì sempre armati. E c'era il quinto militare che invece spingeva la mia bici da davanti. All'inizio la spingevo io, però poi volevo prendere il telefono, chiamare un contatto che avevo alla frontiera, che mi era stato dato da un altro viaggiatore, è un ragazzo semplicemente che cambia i soldi, un signore. Però non c'era servizio e quelli mi hanno preso il telefono, me l'hanno tolto e uno ha dato uno schiaffo alla borsa sotto sella e ha detto tipo cammina, e quindi ho detto facciamoli star tranquilli e facciamo solo quello che dicono loro. E però all'inizio, dato che stavo vicino al Tigray, che c'è la guerra, ci stanno i ribelli e tutto, pensavo di finire nelle mani loro, di venire preso in ostaggio per un tempo indeterminato, e quindi lì mi ero cagato sotto. Ah, ti credo. Abbiamo camminato questi 40 minuti, poi alla fine siamo arrivati in una centrale della pulizia, che non è la centrale che immagini qua, sembrava più una fattoria che una stazione della pulizia. C'erano lì dei prigionieri anche somali, infatti questi prigionieri con loro non riuscivano a parlarsi. Io mi hanno messo la bici lì, mi hanno fatto sedere su un muretto, c'erano delle signore, delle ragazze, penso anche quelle erano arrestate, però stavano lì tranquille. E poi lì, diciamo, ho visto un'altra realtà. C'erano i prigionieri somali, c'è stato un momento che due di questi hanno litigato tra di loro all'interno della cella. C'era una parete con una griglia di metallo davanti. E il militare, il poliziotto, gli ha detto di uscire, l'ha messo in ginocchio davanti a me e si è messo a frustarli, così in ginocchio. E poi anche tutti gli altri gli avevano messo, tipo riempito tutte bottiglie d'acqua, le avevano messe a 30 metri dalla cella, l'hanno aperta e gli stavano davanti con gli AK-47 e gli facevano i giochetti come se ci giocavano, in pratica. Per loro era un divertimento e ridevano tra loro con questi fucili. E io stavo lì che guardavo, cioè, che fai? Non fai niente. Quindi poi ho passato la notte lì, li vedevo che passavano davanti così tutto il tempo. E poi il giorno dopo è venuto a tirarmi fuori, per fortuna, sto ragazzo qua, era a 32 km, è venuto, mi ha raggiunto. E ci ha parlato e tutto, mi hanno lasciato andare. Ti ha salvato la vita quasi. Sarei stato lì per più tempo probabilmente. C'è un altro ragazzo di non so che paese, però c'era un gruppo di viaggiatori dell'Est Africa su WhatsApp nel quale facevo parte, e uno era stato una settimana in una situazione così. Quanto ti è costato un viaggio? Perché intanto poi ce lo chiederanno nei commenti, quindi preferisco chiedetelo io. Quanto costa fare un viaggio di quel genere, l'ultimo che hai fatto? Non ho fatto il conto preciso, ma attorno ai 5.500. Anche perché comunque tutto compreso. Risparmi tantissimo dormendo ovviamente in tenda. Sì. Sì, e trovando sì. Ospitalità, hai trovato spesso ospitalità. Africa? Sì, no, in Africa non tantissimo, no. In Sudafrica magari. Ah, in Sudafrica, però okay. Perché c'erano i sudafricani, quelli ricchi, che di solito sono sempre bianchi, e loro hanno gli agriturismi, le fattorie, tutte queste cose qua, e quando passavo mi ospitavano. Hai dormito anche qualche ostello? Gli ostelli sì, estremo. Tipo in Etiopia non ho mai montato la tenda, ho sempre dormito. E come erano gli ostelli in Etiopia? Scusa. gli ostelli in Etiopia costano dagli 80 centesimi a 1,50 euro al massimo. Sì, ma com'era il servizio? Il servizio, vabbè, sono delle stanze, detto così, ci vanno a c***o. Oh. È quello l'utilizzo di ste stelle. E tu dormi ovviamente. Io spesso, io le utilizzavo come posto dove dormire al sicuro, e okay. Spesso mi mettevo a dormire per terra col materassino.
Però... Ma non c'è da sporcista, non... Cioè, ti ha dato, insomma, lì devi essere molto ruspante. Sì. Però a volte, che ne so, anche stavo per terra, ho cominciato a sentire, tipo, pulci sotto le mutande, non so bene cosa fosse, dei pallini bianchi, provavo a toccarli e saltavano. Mamma mia! Ecco, per chi volesse fare questo tipo di esperienze, queste sono cose da sapere, ragazzi. Cioè, questa è un'esperienza hardcore, vera. Almeno stavo tranquillo, chiudevo col fermo di metallo la porta e nessuno entrava, stavo tranquillo. Come sono gli automobilisti in giro per il mondo? In Africa, nelle zone Siberia, in queste zone che hai girato? Sì. Hai trovato mai degli automobilisti? Perché in Italia abbiamo questo problema, come sai bene. Sì. No, anche quando ho incontrato altri cicloviaggiatori che viaggiavano, che incontravo magari all'estero così, avevano fatto esperienze in Italia, mi parlavano male dell'aspetto della guida in Italia. Prima cosa, abbiamo le strade forse un po' troppo piccole, non c'è tanto spazio per il ciclista per uscire, solitamente. Ma hai mai rischiato? C'è stato mai un episodio particolare di pericolo? Beh, in Africa a volte mi buttavo fuori dalla strada perché se no andavano dritti, cominciavano a suonare, suona, o ti sposti o ti tirano sotto. O dopo, a un certo punto, il suono non c'è più, il suono è dello schianto. Quindi mi buttavo fuori strada e poi li insultavo, loro mi insultavano, proprio tipo così. E invece che mi hanno preso di fianco due volte, una in Kirghizistan. Ti hanno preso? Di lato, le borse. Io, però in Finlandia invece nel 2016, quando tornavo giù da Capo Nord, quindi in Lapponia, buio 24 ore su 20, cioè non buio, però non sorgeva il sole, ecco. Sì, non c'era luce. E quando mi ha preso era il buio, io con tutte le luci, cadere frangente, tutto spostato al lato della strada, con tutto il carico, 5 borse, 2 e 3 dietro, 2 laterali e il saccone sopra. E lì mi ha preso, sarà andato a 70-80 all'ora, è stato un colpo così netto che non mi ha spostato, però si è rotto, c'avevo il bastone dietro che usavo come cavalletto alla bici, quello si è spezzato immediatamente. Anche lì ho avuto paura, penso, ti sei spaventato. L'ho mandato a fanculo. Ah, sì, quello sicuro, però immagino, non posso immaginare. Fermato, è andato dritto. E sì. L'anno scorso con un amico mio siamo tornati in Lapponia e sempre in Finlandia hanno preso a lui. C'aveva la palla della bicicletta dietro e l'ha preso e quasi è cascato. Poi io mi chiedo, ma quando parti per un viaggio del genere, cioè, tu metti in conto che vai a rischiare comunque un po' la vita? Ma tanto... Oppure c'è quella parte del cervello della paura che è completamente disattivata? No, questa no, è la mia grande curiosità, no. Cioè tu sei consapevole che vai comunque a mettere in pericolo la tua vita? Sì, cerco di limitare i rischi, studio i paesi, che ne so, in Etiopia ho scelto di non passare dalla frontiera principale, ma da una pista di sabbia sperduta vicino al lago Turkana, lì non c'è neanche una frontiera, c'è solo un promontorio con i militari che ti controllano, poi lo stampo ce l'hai in Etiopia, infatti non ho neanche il timbro di uscita dal Kenya. Però, diciamo... Cerco di capire la situazione, cerco di trovare il percorso, per esempio in Africa è un po' più tranquillo, oppure in Botswana ci sono gli animali, i leoni, le cose. Di giorno mi dicevano tutti e so che non attaccano perché stanno a riposo. La notte invece stanno in giro e quindi ho campeggiato liberamente finché continuavo a vedere cavalli e mucche al pascolo. Quando non c'erano più ho cominciato a raggiungere tutti i villaggi, almeno... Cioè, non c'era più il cibo per loro come tanto quanto prima, c'ero io e non volevo essere io e quindi raggiungevo i villaggi. So cosa stanno pensando i nostri seguaci qua, non le faccio, non le farò mai, ve lo dico subito, non farò un video dove attraverso l'Africa in bicicletta, ve lo dico subito. Ma ascolta, da dove nasce questa passione, questa voglia di avventura estrema in bicicletta? Ma... All'inizio sono partito... Quando è scattata quella scintilla? A 17 anni, fino a 18 anni i miei non mi lasciavano neanche dormire magari al mare con gli amici in tenda, quindi dicevano sempre fino a 18 anni dormi a casa, fai quello che diciamo noi, poi sei libero di fare quello che vuoi, cioè di partire, eccetera. E allora ho aspettato il giorno del compleanno, 18 anni, e quel giorno lì sono partito. Sei partito. Hai sentito questa voglia di libertà, di avventura, insomma? Sì, all'inizio era un po' uno sfogo. Io ho sempre avuto sento un'energia dentro di me e cerco il modo per sfogarla. All'inizio ho fatto tiro con l'arco da ragazzino, poi parkour, salti mortali dai tetti, quella. E poi le ginocchia non ce la facevano più a fare i salti mortali e quindi ho deciso di iniziare a pedalare.
E volevo collegarci anche ai tuffi, così sempre la pure parte i tuffi. Acrobatica. Sì, poi però ne ho sbagliato uno al lago di Garda, sono cascato di schiena, mi si è chiusa la testa, ho distrutto una vertebra cervicale, un polmone si è collassato e quindi ho smesso anche di fare i tuffi. Ma viaggio solo in bici. Incredibile. Ma hai avuto anche un infortunio, mi raccontavi, in bicicletta? Ma quello... Una tendinite, anche perché sì, immagino no, sia normale. Sì, sono problemi che capitano. Ti sei riposato un po', sì, la tendinite sì, è passata, sei ripartito. Sì, la peggiore che mi è venuta come tendinite è stata lì sempre negli acuti, perché volevo fare appunto quei 2800 km, ma... le prime due partenze non ero riuscito a partire, sì, che cedevano sempre le camere d'aria col freddo. Poi ero ripartito e ho fatto quasi 400 km, non mi ricordo i chilometri esatti, però circa 400, e mi ero messo a spingere un po' più del dovuto perché faceva, tra virgolette, caldo rispetto ai giorni precedenti e ai giorni successivi. Quindi mi sono messo a fare 70-80 km al giorno, con quel peso lì era abbastanza, e soprattutto non ero riuscito a mantenermi allenato quando faceva tutti i giorni meno 50, meno 55, meno 60, e ho visto quando stavo fermo nel villaggio dei Col. E quindi mi è venuta la tendinite. Poi dopo 21 giorni sono ripartito, ho completato il viaggio. Ma in conclusione, qual sarà la prossima avventura, la prossima esperienza? Beh, ancora non annuncio niente, però... Adesso, se tutto va bene, verso aprile, primavera, comunque vorrei iniziare un progetto che mi prenderà parecchio tempo, un annetto. E se proprio faccio tutto, non è solo un'avventura unica, è un po' di cose non vuoi separate. Non vuoi anticipare niente. Però se tutto va bene vorrei trasformarla un po' in un documentario, collaborando con Montura. E poi proiettarlo su qualche piattaforma, questo vedremo se si riesce. Lorenzo, avrei voglia di chiederti tantissime altre cose, però il tempo è quello che è, e consiglio a chi si è appassionato a questa storia di scrivere nei commenti, fare domande, cioè tu qui risponderai ai commenti per esodire un po' anche le curiosità, soddisfare, perché mi incuriosisce la tua storia, ti giuro, io ci siamo... Cioè, ti avevo già fatto tante domande prima perché naturalmente avevo questa curiosità esagerata e le cose da dire sono tante. Sì. Grazie mille Lorenzo, spero di rivederti presto, magari se passi di qua o no, fai uno dei tuoi giretti e vuoi portarci anche la bici, così guardiamo anche la bici che hai utilizzato per fare questa avventura. Ragazzi, video è finito, siamo arrivati alla conclusione, grazie ancora Lorenzo, se vi è piaciuto ricordate di mettere like e commentare, non ci resta che dirvi, arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ma che robe fai, Lorenzo? Ma che robe fai?